Come anticipava il collega Cenderello, che di fatto insomma è un esperto di e-learning e poi farà un intervento specifico. Sono Sandra Bella, responsabile per il Formez di questi due progetti che voi avete individuato nell'avviso, insomma, e che promuovono e finanziano questa iniziativa. Appunto, ringrazio la dottoressa Canevari, che spero riesca a intervenire successivamente, e le altre colleghe dell'UNAR, lo staff chiaramente di progetto che è composto da esperti tematici di contenuto, ma soprattutto anche di metodologia formativa e learning, che poi insomma è il cuore di questo progetto, e di gestione anche con cui abbiamo definito questo avviso. Ovviamente voi per la partecipazione e la disponibilità a partecipare. Il senso di questi progetti l'abbiamo cercato di sintetizzare nel naming del progetto, quindi pari pubblica amministrazione, risorse per l'inclusione. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma e-learning che sia stabile nel tempo, interamente dedicata ai temi della diversità e dell'inclusione. Questo per offrire l'opportunità ai dipendenti pubblici di migliorare le loro conoscenze e capacità, di prevenire comportamenti discriminatori. Questa piattaforma ovviamente conterrà una serie di forme di discriminazione su diversi ground, quello principale è LGBT. La piattaforma che stiamo creando offre prevalentemente, quasi esclusivamente, l'opportunità di formazione asincrona. Questo significa che quindi ci saranno, ma saranno insomma eventi spot, webinar come questo che stiamo facendo, oppure non so, anche qualche evento in presenza, però diciamo che la stragrande maggioranza dei contenuti saranno asincroni. Questi per offrire l'opportunità al target di riferimento, che sono i dipendenti delle regioni, delle comuni, dei comuni, delle città metro, ma anche del sistema penitenziario, come avete visto dalle tematiche delle prime 6 unità formative. Quindi del sistema penitenziario intesi quindi sia come personale civile che militare. Quindi polizia penitenziaria, rieducativa, esperti anche del mondo del volontariato, e che sia fruibile in qualunque momento e ovunque. Quindi potrà essere usata, questi contenuti potranno essere fruiti tanto appena andremo online, quanto anche nei prossimi anni a venire. Quindi su questo avrete indicazioni, insomma, anche sulla tipologia di contenuti che queste unità formative devono contenere affinché poi siano spendibili anche in futuro. Sul progetto abbiamo già coinvolto l'ANCI, la Rete Ready, siamo in rapporti con la Conferenza Stato-Regioni per coinvolgimento delle regioni e del Dipartimento, ovviamente, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con cui concordare i percorsi formativi specifici su questo target. Ovviamente, insomma, un progetto così ambizioso non poteva prescindere dal valorizzare poi l'esperienza di chi opera su questo settore specifico della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Quindi questo è ovvio, appunto, l'esigenza nostra e dell'UNAR, che abbiamo sentito sino in fase di partenza, di coinvolgervi. Come sarete coinvolti lo spiegheranno i colleghi negli interventi successivi. L'obiettivo è quindi quello di costruire assieme, sulla base dei contenuti che svilupperete, delle unità formative multimediali con una metodologia particolare, anche molto avanzata, perché appunto parliamo di learning avanzato, che quindi non riprese video disponibili, ma anche contenuti interattivi, simulazioni di situazioni reali che mettono alla prova i partecipanti ai percorsi formativi.
Quindi io credo che le esperienze che voi porterete saranno sicuramente esperienze positive, per poterle diffondere all'interno delle pubbliche amministrazioni, oppure anche negative, ma questo per trarne sempre delle lezioni positive su come gestire determinate situazioni. Quindi aspettiamo delle proposte di contenuto propositive, per quanto possibili, stabili, che siano quindi spendibili anche in futuro, e quindi insomma di prospettiva ampia in tutti i sensi. Per quanto io appunto non voglio togliere altro tempo agli interventi che riguardano proprio l'oggetto di questo incontro, quindi vi ringrazio ancora per la partecipazione e passerei la parola alla responsabile scientifica Katie Latorre, che parlerà del contesto di riferimento e dei contenuti delle unità formative multimediali. Grazie a tutti. Eccomi, buongiorno a tutte e a tutti e a tutte, spero che mi sentiate, datemi conferma. Sì, Agnese. Mi Sì, sentite? Katie, scusa. Io mi. Perfetto, allora vado velocissima, il perché di questo webinar e qual è il contesto di riferimento. Il perché del webinar è sostanzialmente l'accompagnarvi a capire bene, a comprendere bene l'avviso, perché è un avviso diciamo, che richiede anche la spendita di alcune competenze specifiche e quindi questa è la sede in cui vi invitiamo a fare delle domande. Se avete già letto l'avviso e se avete dei dubbi rispetto a quello che vi si chiede. Sandro ha già detto di che cosa si tratta. Si tratta di la costruzione di una piattaforma di learning che sarà rivolta a tutta la pubblica amministrazione e che conterrà sostanzialmente delle unità formative sui temi della diversity inclusion e poi in parte sui temi che ci riguardano, cioè quelli LGBTQI A+. Per affrontare la tematica, quindi viene richiesto che una parte dei contenuti sia fatta anche diciamo, insieme a chi si candiderà e verrà selezionato rispetto alle unità formative. Come abbiamo detto, già Sandro ha detto abbastanza diciamo, su questo progetto, per quale motivo è stato scelto questa modalità? Perché una piattaforma e-learning rimane nel tempo e quindi, come ha già detto Sandro, quando voi pensate alle unità formative che vorrete proporre, le dovete pensare come stabili, che vadano spese, possono essere spesi anche nel tempo. Per quanto riguarda diciamo, il target, l'abbiamo già detto, sono tutti dipendenti della pubblica amministrazione perché l'intento è quello di far sì che i dipendenti della PA abbiano quel minimo di conoscenze base, anche forse qualcuna di più, per evitare anche discriminazioni dirette o indirette. La formazione avrà sostanzialmente una parte generale che riguarderà diciamo, i temi della diversity inclusion, che cos'è la discriminazione, tutto il quadro normativo, che cosa sono i bias, gli stereotipi, il pregiudizio, che cos'è il genere, la differenza fra sesso e genere, ovviamente la differenza fra orientamento sessuale e identità di genere e quali sono alcune diciamo, indicazioni rispetto per esempio alla leadership inclusiva, quindi una parte generale che riguarda i temi della DEI, della D&I e anche il quadro normativo di riferimento. Avrà poi, scusate che torno alla vostra domanda.
Allora, Letizia Levi, per quanto riguarda questa domanda, cioè rispetto alla discriminazione multipla, non è, diciamo, il contesto di riferimento in cui entriamo nel merito, ma comunque si tratta di una discriminazione che può colpire e quindi che, diciamo, di cui può essere bersaglio una persona che, per esempio, rappresenta più fattori di discriminazione. Per esempio una persona con disabilità e anche omosessuale, una persona transgender straniera, quindi multipla in questo senso. Per quanto riguarda gli indici formativi, quindi quello che viene richiesto a voi, realtà che come finalità avete la finalità della lotta alle discriminazioni LGBTQIA+, abbiamo individuato delle unità formative che sono poi richieste che diciamo, vi vengono fatte rispetto al vostro potenziale contributo. Lo abbiamo fatto tenendo conto anche di una expertise che sappiamo esistere già per progetti pregressi, per attività che conosciamo già territorio e riguardano ovviamente attività come per esempio quello che è stato svolto nel sistema penitenziario. Ci sono stati dei progetti ad hoc per l'affiancamento delle persone LGBT detenute nelle carceri. Per quanto riguarda per esempio le migrazioni delle persone LGBT e quindi il tema del diritto d'asilo, la protezione umanitaria, ma anche per esempio l'esperienza degli enti locali nella fornitura di servizi socio-assistenziali nei confronti di persone LGBT a rischio di marginalizzazione, i progetti che possono riguardare la riduzione del danno della prostituzione e la tutela delle persone LGBT sex worker, l'esperienza delle carriere alias nelle università italiane, quella dei servizi territoriali rivolti alle famiglie LGBT, i crimini d'odio, e la lotta alla omotransfobia, quindi sostanzialmente, le unità formative che avete già visto, in gran parte diciamo, nell'avviso, riguardano esperienze che noi sappiamo già essere esistenti e che sono sostanzialmente delle best practice che noi speriamo possano essere attraverso il vostro contributo diciamo, fissate in questa piattaforma di modo che altre pubbliche amministrazioni possano beneficiare di queste esperienze, cioè possano attraverso l'esperienza già fatta in alcune realtà o attraverso alcuni progetti che sono territoriali o progetti pilota o che comunque sono in qualche modo legati a un territorio, possa attraverso questa piattaforma per osmosi anche trasmettersi come best practice anche ad altre realtà della pubblica amministrazione che ascoltando questi contributi e prendendo questa formazione si spera siano invogliate diciamo, a fare altrettanto. Scusate, sono gli inconvenienti della diretta. Buongiorno a tutte e a tutti e a tutte. Intanto voglio ringraziare il Formez per aver organizzato questo webinar e voglio ringraziare appunto tutte le associazioni e altre. Ho visto che ci sono iscritti anche degli enti locali che hanno deciso appunto di partecipare a questo webinar. Il mio intervento era solo per dare un inquadramento, diciamo, generale a quello che è il progetto che stiamo portando avanti. Già in parte ne ha parlato anche Sandro Nardella, solo per dirvi che questo per noi è un progetto strategico. Abbiamo appunto firmato questo accordo di collaborazione con il Formez proprio per realizzare questi percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze del personale della pubblica amministrazione. È un'azione strategica del Polo Inclusione, infatti rientra nell'asse 4 della capacità amministrativa. Ma soprattutto vorrei dire che intercetta un bisogno che è emerso, diciamo,
con costanza e anche diciamo in modo forte anche nelle riunioni che noi abbiamo fatto con le associazioni del tavolo LGBT. Quindi diciamo che con i fondi del Pono Inclusione abbiamo l'opportunità di sostenere, diciamo, questi percorsi di informazione, di formazione, di sensibilizzazione sulle tematiche appunto dei diritti umani, della diversity e inclusion, delle pari opportunità e dell'antidiscriminazione, in particolare appunto nei confronti delle persone LGBTIQ. Questi percorsi, come vi è stato detto, saranno fruibili per il tramite della piattaforma, di una piattaforma online. Il coinvolgimento degli enti locali, delle amministrazioni regionali, piuttosto che delle amministrazioni centrali, è fondamentale per il successo, diciamo, di questo percorso. Tra l'altro, appunto, sono previsti anche percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione anche per gli operatori penitenziari. Questo è un ambito specifico che richiede ovviamente una specifica formazione. Due parole soltanto per rinnovare appunto diciamo così, il ringraziamento anche alle associazioni di settore, che sono un soggetto fondamentale anche proprio per la progettazione e per la realizzazione delle unità formative. Questo bando proprio va nel senso, come avete visto, di realizzare appunto unità formative che sono anche molto articolate, quindi intendono dare anche una formazione, diciamo, avviare un percorso di formazione solida, no? Su queste tematiche. Il coinvolgimento invece delle varie pubbliche amministrazioni, degli enti, come dicevamo, amministrazioni locali e regionali, è fondamentale in quanto appunto possono essere una valida partnership, no? Nella presentazione, nella progettazione dei percorsi, ma anche in quanto proprio veicolo, insomma, per la fruizione di questi percorsi. Mi fermo qua, il mio era soltanto un saluto, sono contenta di aver risolto il problema tecnico e vi auguro buon lavoro. Ora entriamo nel merito, diciamo, della specificità di questo avviso che il format ha pubblicato. Vi ringrazio e seguirò con interesse. Perfetto, grazie mille Agnese, era molto importante diciamo, l'intervento perché insomma, ci aiuta ulteriormente un po' anche a creare la giusta atmosfera. Però, come giustamente hai detto tu, adesso entriamo invece nel vivo dell'avviso e per fare questo ci avvarremo del supporto di Giorgio Bisirri del gruppo di lavoro Formez. Prego Giorgio, a te la parola. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Con questi minuti che ci dedicheremo, proveremo un po' ad esplorare, entrare nel merito degli aspetti più amministrativi e procedurali, che sono la base un po' dell'avviso che probabilmente molti di voi avranno già avuto modo di vedere. Credo sia importante due parole in premessa, nel senso che sicuramente è frutto di una ricercata costruzione amministrativa che un po' ha cercato di coniugare quelle che erano un po' le istanze iniziali di efficacia rispetto ai servizi da acquisire, ma anche di snellezza e di semplicità nell'ambito della presentazione delle diverse proposte, nonché di semplificazione amministrativa nella gestione un po' di tutto il percorso. Preliminarmente credo sia importante dirci una cosa che riscontreremo poi anche in sede di presentazione, che si tratta di una procedura in due fasi, di cui questo avviso rappresenta la prima fase ed è quella finalizzata a selezionare, come dire, le migliori proposte di servizio sulle quali poi verrà attivata il secondo momento logico della procedura, che è quello, come dire, della richiesta economica e quindi della contrattualizzazione successiva.
Chiaramente non ribadisco le cose già esplicitate in premessa, dai colleghi, passiamo a vedere direttamente quelle che sono le caratteristiche dell'avviso, partendo dall'articolo 1 che ne definisce l'oggetto. Qui mi sembra importante a finanziare le proposte di servizi che si caratterizzano come supporto allo sviluppo di 20 unità formative multimediali rivolte al personale della pubblica amministrazione. Credo sia importante soffermarci su tre elementi di questo oggetto. Il primo, il personale della pubblica amministrazione, che identifica in maniera chiara, univoca, quelli che sono i destinatari del lavoro che andremo a fare insieme, che quelli che sono i destinatari delle progettualità UNAR che hanno consentito di mettere in piedi questa procedura. Il secondo aspetto è quello delle 20 unità formative multimediali, quindi l'idea di questo avviso non è quello di costruire un'unica, cioè sta però da 20 moduli, da 20 unità didattiche, da 20 unità formative che si concentrano su specifici ambiti di interesse per lo sviluppo delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione. Il terzo aspetto che credo sia importante evidenziare è quello del supporto, nel senso che non prevede di delegare in maniera del tutto autoreferenziale lo sviluppo dei contenuti formativi, ma intende, come dire, identificare un soggetto con il quale interagire. Anche delle competenze tecniche e tecnologiche che verranno messe a disposizione, sia possibile, come dire, ottimizzare, massimizzare gli output e dei deliverable, quindi dei risultati che verranno generati attraverso l'erogazione del servizio. Due sono gli elementi su cui poi ci soffermeremo successivamente, che sono quelli i prodotti dovranno essere conformi a specifici standard minimi di servizio. Su questo vi invitiamo a leggere con grande attenzione, ma poi i colleghi Titti e Andrea darci meglio, due elementi fondamentali, cioè gli standard minimi di prestazione a cui dovremo conformarci nell'elaborazione delle unità formative multimediali e soprattutto quelli che sono gli obiettivi e contenuti di apprendimento che sono stati identificati come prioritari rispetto alla costruzione della piattaforma e quindi rispetto alla costruzione dell'offerta didattica. Tre i punti di attenzione successivi che credo sia importante focalizzarci, quindi l'articolazione in 20 lotti. Scusate, vedo che non mi sentite bene. In 20 lotti formativi. Il fatto che parliamo non di un progetto, ma di un'erogazione di servizio, questo cosa implica? Implica poi che le risorse economiche che verranno corrisposte al soggetto identificato verranno erogate in termini di effettivo, come compenso per una prestazione resa e non come contributo, quindi non come un contributo rilasciato per l'aver identificato un soggetto attuatore del servizio. Questo ha tutta una rilevanza di fondo perché la procedura che abbiamo impostato, solo per contestualizzarne l'alveo amministrativo, si inquadra all'interno del decreto 50, quindi del codice dei contratti pubblici e questo ci consentirà, nonostante, come dire, quell'alchimia amministrativa che abbiamo costruito di rendere estremamente più snella, puntuale ed efficace la successiva gestione dell'iniziativa, eliminando anche tutti i rischi e le implicazioni legate alla rendicontazione delle spese sostenute. Quali sono i servizi richiesti? Andrei molto veloce perché poi sarà oggetto specifico dell'intervento successivo. Sostanzialmente quattro sono gli ambiti su cui vi chiederemo di agire, cioè l'elaborazione del testo di un'intervista, un testimone privilegiato, quindi la proposta di domande e risposte che co ci consentano di approfondire il contesto di riferimento dei temi focalizzati in ciascuna delle 20 unità formative multimediali e sostanzialmente una proposta dovrà essere utile allo sviluppo successivo di mediale sviluppo che sarà realizzata attraverso un sistema di videoconferenza. La definizione di quello che abbiamo definito il learning object multimediale, cioè il materiale tale che potrà essere utilizzato all'interno dell'unità formativa e dei percorsi che saranno poi erogati dall'amministrazione o fruiti dalla pubblica amministrazione, la presentazione di un caso di studio di una buona prassi che l'operatore che si candida
ha maturato direttamente, di cui ha fatto esperienza o di cui ha, come dire, una conoscenza approfondita per aver partecipato alla sua costruzione. Infine, del materiale di approfondimento, una bibliografia esaustiva che abbiamo ritenuto utile inserire anche per offrire ai partecipanti, ai fruitori della piattaforma, la possibilità di, come dire, andare a verticalizzare ulteriormente i contenuti, anche gestendo dei percorsi di autoapprendimento attraverso una serie di materiali che possiamo mettere loro a disposizione. Quali sono le modalità di svolgimento dei servizi? Qui mi rilego a quanto già detto rispetto al tema del supporto, quindi non la costruzione autonoma del servizio e dei contenuti delle unità formative, bensì la partecipazione insieme al gruppo di lavoro Formez, insieme all'UNAR, ma anche rispetto ai servizi, ai soggetti che saranno identificati dal Formez per offrirci le competenze, le soluzioni tecniche e tecnologiche. Tutti insieme andremo a definire, sulla base della proposta di contenuti, tutti insieme andremo a costruire l'unità formativa, sapendo che chiaramente ci sono delle dimensioni di competenze, di capacità, ma anche di dotazione tecnologica e infrastrutturali che verranno reperite attraverso un'altra procedura parallela che il Formaz sta sviluppando. Quindi l'oggetto della presente procedura sono i contenuti, l'apporto di soluzioni e competenze che ci consentono di dare valore aggiunto all'elaborazione dell'unità. Aspetti più tecnici saranno invece supportati attraverso risorse esterne. Chi può partecipare a questa candidatura? Chi può presentare la candidatura a valere sul presente avviso? Ho sottolineato operatori economici, ribadendo quello che ci siamo detti prima, cioè una procedura che si inquadra all'interno del decreto 50, quindi del codice dei contratti, che però l'operatore economico che presenta la candidatura dovrà avere alcuni specifici requisiti che sono stati univocamente definiti all'articolo 5 dell'avviso, cioè dovrà avere all'interno dello statuto chiara la finalità di promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT e della lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e identità di genere. Secondo requisito è quello di avere almeno 3 anni di esperienza alla data di pubblicazione dell'avviso, quindi parliamo di organizzazioni costituitesi almeno prima del 30 giugno del 2019, aver maturato almeno 12 mesi di esperienza. L'esperienza anche non consecutiva, quindi potrebbe essere che nel periodo di riferimento preso in considerazione, che quindi dal 2012 al 2022, i 12 mesi di esperienza potrebbero essere maturati anche con una, come dire, separate. L'esperienza dovrà essere chiaramente univocamente ed esclusivamente rivolta alla promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle LGBT, cioè sostanzialmente vogliamo selezionare soggetti che in maniera specifica non solo siano nati prevedendo nello statuto, come dire, questo obiettivo come la mission costitutiva dell'organizzazione, ma che abbiano anche degli skill maturati attraverso, maturati attraverso esperienze pregresse. Chiederemo poi ai vari proponenti di segnalarci un coordinatore del servizio a cui chiediamo che abbia un'esperienza almeno triennale, anche lui, con funzioni di coordinamento nell'ambito di progetti e di iniziative sul tema LGBT. Gli ultimi due requisiti, che sono sostanzialmente formali, sono quelli relativi all'assenza delle cause di esclusione, quindi l'articolo 80 del decreto 50, quindi come dire, dalla moralità rispetto dei presupposti di legge, eccetera, e il non trovarsi ovviamente in conflitto di interesse anche di natura legale per quanto riguarda l'UNAR e il Formez PA. Specifica rispetto alla partecipazione degli operatori economici, fa riferimento al fatto che ogni operatore potrà candidare un'unica domanda per ciascuna unità formativa, ma non potrà candidare più di 3 progetti progettuali per altrettante unità formative e potrà risultare aggiudicatario di un massimo di 2. Abbiamo, come dire, questa è stata, abbiamo definito questo vincolo per cercare anche di valorizzare delle risorse e delle competenze che sono su tutto il territorio nazionale. Per andare incontro rispetto all'eventuale, come dire, misunderstanding di presentazione più
Proveremo ad escludere la candidatura nell'ipotesi in cui un soggetto presenti più di tre candidature non verranno reputate tutte inammissibili, ma verranno prese in considerazione le prime tre presentate in ordine temporale. Quindi dalla quarta in poi non verranno ammesse al percorso di valutazione. Altro elemento importante che ci è sembrato di valorizzare è quello dell'ecosistema attivo nello specifico di settore di riferimento. Poiché la procedura impone l'esigenza di identificare un unico soggetto di riferimento per l'erogazione del servizio, abbiamo ritenuto importante assicurarci che lo stesso abbia la possibilità di coinvolgere tutte quelle organizzazioni pubbliche o private che o hanno competenze istituzionali o operative nella promozione, della cultura dei diritti, ovvero sono già attive per gestire iniziative e interventi in questo settore. A tal fine, all'allegato, all'avviso troverete l'allegato 4, che è una lettera strutturata per formalizzare l'adesione da parte di organizzazioni che rientrano tra quelle definite in questa slide, che poi sono riportate all'interno dell'articolo 6, e in base chiaramente l'articolo 7 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio, quindi chiaramente la dimostrazione di essere in rete con altri soggetti e quindi di poter, come dire, far confluire all'interno della propria proposta competenze e relazioni anche molteplici, riteniamo che sia un elemento di qualità che è stato, come dire, premiato all'interno del rating delle singole candidature. Tempi e luoghi di svolgimento: i tempi partiranno di esecuzione del servizio di supporto sono estremamente stretti. Abbiamo l'esigenza di concludere l'erogazione del servizio entro il 31-12, quindi saremo, come dire, quanto più tempestivi possibili nell'aggiudicazione delle procedure, ma per l'esigenza di far decollare, di far partire, di attivare la piattaforma di formazione ci impone, rispetto al timing del ciclo di vita dei progetti che ci finanziano, questo termine come termine ultimo di conclusione delle attività. Il luogo di svolgimento non è definito, quindi ciascuno potrà gestirlo all'interno della propria sede dell'operatore selezionato. Abbiamo previsto però la partecipazione ad un massimo di tre incontri o tre missioni da svolgersi sul territorio nazionale per, come dire, o avere l'opportunità di confronto, incontro, di raccordo rispetto alla produzione. Chiaramente l'offerta economica che viene presentata dall'operatore correlati all'erogazione del servizio, quindi anche incluse, come dire, le connesse a queste tre missioni che sono state programmate all'interno dell'avviso. Risorse corrispettivi, articolo 3 dell'avviso. Non vorremmo generare confusione, per questo ci tengo a puntualizzare che sostanzialmente l'avviso prevede la messa a disposizione di un importo complessivo di 200.000 euro. Considerando le 20 pillole formative, ognuna ha un valore base di gara di circa 10.000 euro, anzi di esattamente 10.000 euro. Nell'articolo 3 trovate la distinzione delle diverse unità formative con l'attribuzione di budget ai due progetti. Ci tengo a sottolineare che, come dire, tale circostanza serve solo a dare evidenza dell'imputazione delle spese rispetto alle iniziative che finanziano questo avviso, quindi non è rilevante a fini degli operatori economici che partecipano alla procedura, quindi è del tutto trascurabile rispetto alla proposta delle vostre progettualità. Le modalità di presentazione: abbiamo definito il termine alle ore 13 del 1° agosto 2022. Occorrerà procedere con l'invio della proposta attraverso PEC, trovate sulla slide ma anche sulla elettronica del Formez. Farà fede chiaramente la data di ricezione della PEC, quindi su cui chiediamo di essere tempestivi. Cosa chiediamo di presentare a ciascun operatore economico? Allegati che trovate pubblicati insieme all'avviso. L'allegato 1 chiaramente la domanda di partecipazione, quindi la domanda di ammissione, le dichiarazioni dei requisiti necessari a dimostrare la del soggetto dell'organizzazione. L'allegato 2, quindi la proposta tecnica, che è la scheda nel quale vi chiediamo di esplicitare la progettualità della prestazione che intendete erogare. L'allegato 3, che è la dichiarazione dell'esperienza professionale
ed è responsabile coordinatore di commessa, quindi è una dichiarazione all'interno della quale dovrà, come dire, dimostrare, dovrà accertare e asseverare quelle che sono i 3 anni di esperienza che maturati nel corso degli ultimi 10 anni. E infine vi chiediamo di allegare lo statuto rappresentante dell'organizzazione per, come dire, attestarne la conformità a quell'originale. Chiaramente lo statuto è l'unica fonte da cui possiamo andare a verificare il requisito che abbiamo detto, già definito nell'articolo 5, cioè la presenza rispetto alle attività programmate all'interno dell'avviso. A questa documentazione, vi ricordo, c'è la possibilità, ed è l'ultimo punto che trovate in questa slide, di allegare anche gli eventuali allegati 4, quindi le lettere di adesione, le lettere di supporto emanate da altre organizzazioni che danno la prova della rete, del network che l'organizzazione proponente è in grado di coinvolgere nell'erogazione. Alcune puntualizzazioni, chiaramente tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, può essere ammessa sia la sottoscrizione digitale, la firma digitale in formato PADES, quindi PDF, ovvero la firma. In quel caso sarà necessario allegare il documento di identità. Qualora un'organizzazione, questo ci tengo a sottolinearlo per evitare misunderstanding in fase di presentazione. Qualora un'organizzazione sia intenzionata a presentare più candidature, occorrerà inviare PEC separate, una per ogni candidatura che si intende presentare. Quindi, questo deriva anche dal terzo punto che trovate in questa slide. Vi chiediamo, proprio per una gestione efficace della corrispondenza, perché possiamo aspettarci che sui 20 lotti, quindi sulle 20 unità formative, più soggetti possono concorrere per ciascun lotto, quindi potremmo avere potenzialmente, se sono 10 soggetti che presentano sui 20 lotti, una molteplicità di candidature. Chiediamo attenzione nel riportare nell'oggetto della PEC che trasmettete la dicitura esatta che trovate indicata qui al terzo punto, ma anche all'interno dell'articolo 6 dell'avviso, perché ci consente una più snella ed efficace gestione della documentazione di gara. Molto sinteticamente trovate i punteggi, i criteri di valutazione della prima fase della procedura, no? Quindi è il momento in cui ci troviamo tecniche di servizio che dovranno pervenire entro il 1° di agosto. Abbiamo definito 70 punti per la qualità della proposta di servizio e 30 riservati alla qualità del proponente. Chiaramente i primi 70 punti hanno una caratteristica più discrezionale che sarà, come dire, espressa dalla commissione di valutazione secondo gli standard di rating che trovate all'articolo 7. Sui criteri di qualità del proponente invece abbiamo preferito, come dire, indicare alcuni elementi oggettivi, quindi saranno oggetto di ponderazione sulla base della documentazione oggettiva che riceveremo. Nello specifico, l'esperienza aggiuntiva maturata dall'organizzazione proponente ulteriore rispetto all'anno, ai 12 mesi che ne attestano l'ammissibilità, stessa cosa per il coordinatore. Quindi l'esperienza aggiuntiva, in questo caso daremo un punto per ogni semestre di esperienza specifica aggiuntiva rispetto ai 3 anni definiti per l'ammissibilità del coordinatore. E infine la qualità della rete proponente, abbiamo riservato 10 punti, riconoscendo sostanzialmente 2 punti per ogni organizzazione che sarà coinvolta nel network della candidatura, che dovrà chiaramente essere necessariamente attestata e riscontrata all'interno attraverso la presenza dell'allegato 4, specificamente sotto scritto dal partner di progetto. Stessa cosa all'interno dell'allegato 2, quindi la proposta di servizio, vi chiediamo di esplicitare per quali sono le caratteristiche e le motivazioni che il soggetto proponente intende attivare con tutti i partner del servizio. Alcune precisazioni, c'è un livello minimo di accettabilità delle proposte, per cui tutte quelle che non riceveranno un punteggio almeno pari a 50 punti, quindi le riterremo inadeguate rispetto agli standard di qualità che si intendono garantire e quindi saranno escluse. Verrà chiaramente fatta una graduatoria sulla base dei criteri attribuiti che abbiamo appena visto, e vi ricordo che ciascun candidato potrà risultare aggiudicatario di affidatario, ovvero potrà partecipare alla fase 2 per un massimo di 2 unità formative. Anche nell'ipotesi in cui riceveremo un'unica proposta per una unità formativa,
sarà reputata ammissibile e in caso di parità di punteggio si provvederemo a sorteggio alla selezione del soggetto che verrà invitato nella seconda fase della procedura, che sostanzialmente si svilupperà extra questo bando, cioè si svilupperà attraverso un rapporto duale tra il Formez PA e i primi classificati nella graduatoria per ciascuna delle 20 unità formative che sono state identificate. Nello specifico, gli operatori saranno invitati a presentare una proposta economica che vi chiederemo di articolare sulla base delle quattro aree di servizio che abbiamo precedentemente visto e che saranno poi approfondite dai colleghi. Su questo non vi riterrei di rassicurare nel fatto che tutta la documentazione modulistica verrà messa a disposizione dal Formez PA e poi ci sarà chiaramente l'esigenza di verificare il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 5 e questa fase verrà sviluppata attraverso il sistema VCPAS dell'anno. Quindi vi chiederemo da subito di iscrivervi, semplificare, snellire tutta la procedura di verifica dei requisiti. Se è importante dirci da subito, perché magari è una procedura che potrebbe richiedere un po' di tempo per tutti gli operatori economici, che rispetto ai requisiti di esperienza dell'organizzazione, il Formez PA si riserva di poterne riscontrare l'effettivo svolgimento. Quindi vi chiediamo di mettere all'interno del curricula, del profilo che trovate allegato all'allegato 1, scusatemi il gioco di parole, dove vi chiediamo di esplicitare le diverse iniziative gestite, la loro durata, il contenuto e il soggetto per il quale è stata svolta l'attività, vi chiediamo comunque di iniziare a raccogliere documentazione che possa comprovare l'effettività di ciò che andate a dichiarare. Fine di svolgimento di questa procedura, chiaramente verrà redatta la graduatoria di si procederà alla contrattualizzazione con i primi che erano stati selezionati, che coloro che hanno ottenuto il maggior punteggio in sede di presentazione del servizio tecnico. Un'ultima precisazione che riteniamo importante fare, trattandosi di acquisto di servizi di supporto, chiaramente tutti i diritti di proprietà e l'utilizzazione degli stessi sono di esclusivo dominio dell'UNAR, che si riserva poi di utilizzarli all'interno della piattaforma, ma che potrà, come dire, disporne per qualificare possibile la bontà dei risultati che sono stati conseguiti. Chiaramente abbiamo previsto all'interno dell'avviso la menzione dell'opera prestata dall'affidatario, cercando, come dire, di mantenere comunque l'origine, la paternità, no, di valorizzare il lavoro svolto da ciascuna delle 20 organizzazioni che saranno identificate per lo sviluppo delle unità formative. Io mi fermerei qui e lascio la parola a te, Andrea, per gli interventi successivi. Giorgio, in realtà, siccome abbiamo avuto, come vedi nel box domande, abbiamo avuto, come era prevedibile, insomma, già diverse, numerose domande che ti riguardano in maniera un po' più diretta, se puoi dare un'occhiata e magari se possiamo rispondere già ad alcune di queste domande. Io però ne approfitto anche per dire a tutte le partecipanti che sarà previsto un servizio di help desk, per cui noi riceveremo domande, quesiti all'indirizzo che vedete adesso, progettopari@formez.it, e daremo delle risposte che, laddove Laddove dovessero dovessero interessare interessare tutti i tutti i partecipanti, partecipanti, diventeranno diventeranno delle delle. FAQ. Altrimenti, invece, risponderemo in maniera diretta, puntuale, soltanto nel caso di situazioni specifiche, soltanto a chi ha fatto la domanda. Però non so, Giorgio, se c'è qualcuna di queste domande alle quali pensi di Proviamo poter già. a vedere, poi magari su alcune Sì, magari ci riserviamo di rispondere per iscritto qualora non certamente. ci sia un unico. Allora, rispetto all'articolo 5 bisogna essere iscritti a RUNS, no, non è previsto in nessuna sezione dell'avviso, tanto che parliamo di operatori economici, non parliamo di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del 117 del 2017, il testo unico del terzo settore. Il conflitto di interessi in cosa può consistere? Beh, le fattispecie possono essere infinite,
Possiamo partire da, non so, il caso in cui un operatore abbia beneficiato di contributi UNAR o FORMEZ e non abbia correttamente svolto l'attività e sia in corso la procedura per il recupero delle risorse indebitamente erogate. Potremmo, non so, ragionare sulla presenza di un'organizzazione che ha un'avvertenza aperta con le organizzazioni che finanziano. Quindi, cioè, la casistica è sostanzialmente, cioè, riuscire a tipizzarla, direi che è estremamente complesso, però insomma, credo che sulla questione del conflitto di interesse ci sia una letteratura estremamente ampia per poterla, come dire, disciplinare. Poi magari rispetto alle singole fattispecie vi chiediamo di farci delle domande rappresentandoci il caso e rifletteremo insieme su una risposta puntuale. Rispetto alla definizione di operatore economico, potete fornirci maggiori informazioni riguardanti anche la forma giuridica di chi si potrà candidare. L'operatore economico, anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono ammesse. L'operatore economico è legato, la definizione di operatore economico è legata al fatto che noi non chiediamo di identificare un soggetto attuatore che realizzerà le attività a fronte di un contributo da rendicontarci, ma noi cerchiamo soggetti, organizzazioni che presteranno un'attività di servizio a fronte della quale percepiranno un corrispettivo. Quindi la definizione anche europea di operatore economico è molto ampia, include qualsiasi soggetto organizzato che partecipa a una procedura per l'erogazione di servizi. Quindi assolutamente sì. Poi se vedete come dire, l'articolazione dei requisiti. Tutte le organizzazioni di volontariato, le APS che rispondono a quei presupposti sono in grado di partecipare. Non è un caso che, ad esempio, non trovate tra i requisiti l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio piuttosto che la titolarità di una partita IVA. Quindi tenderei a rispondere di sì. Poi, se ci sono delle fattispecie diverse, siamo a disposizione. E la risposta al quesito 5 mi sembra in linea. Associazioni senza fini di lucro, le ONLUS, direi di sì. Chiarimenti sull'articolo 7, domanda 6, però non è chiaro cosa ci sia da chiarire, magari se ce lo specificate proviamo a rispondere. Dei soggetti che supportano un progetto per una specifica attività formativa, ci possono essere soggetti che partecipano allo stesso bando per le altre unità formative. Questa è una bella domanda. Magari proviamo a rispondere per iscritto. Se ho capito bene, un'organizzazione che si presenta sull'unità formativa 1 può aderire alla rete di un soggetto Z che presenta l'unità formativa 20, direi di sì, perché comunque non è l'operatore economico che presenta la candidatura su cui sono stati posti i limiti del numero di candidature e del numero massimo di avvisi di cui deve risultare aggiudicatario. Però magari su questo mi permetto di riflettere ulteriormente con i colleghi di Formez, qualora ci possa essere. Non colga al volo la piena complessità della domanda. Tre soggetti con i quali possiamo stringere delle collaborazioni, potremmo anche chiedere apporto di privati che non siano necessariamente non profit nella ragione e competenze. Beh, la definizione dei soggetti che possono essere coinvolti all'interno delle lettere attraverso le sono organizzazioni pubbliche e private titolari di competenze attive nello specifico settore di interesse. Quindi direi che l'essere for o no profit non ci rileva rispetto al loro coinvolgimento. L'elemento distintivo è l'avere competenze o l'essere attivi, quindi avere esperienze nel settore specifico di riferimento. Certificata, sulla firma mi pareva di averlo già detto, possono essere sia firmati digitalmente, vi chiamo il formato PADES, che firmati in firma olografa, ma in caso del firma olografa va legato il documento di identità per attestare la conformità della firma e renderla valida. Gli enti coinvolti nella rete del proponente devono essere no profit, possono, abbiamo già risposto. O studi legali pro bono, dipende dalla forma giuridica. Lo studio legale, non so cosa intendete, se è uno studio associato, se è un codice fiscale, una partita IVA, comunque devono essere soggetti che hanno una soggettività, esterna, cioè, che dia la possibilità di avere un legale rappresentante che sottoscriva la lettera,
la lettera di adesione. Non necessariamente parliamo di personalità giuridiche, perché se tenete conto anche molte associazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale ne sono prive. Fabrizio, nell'oggetto della PEC per l'invio della proposta, in caso di operatore dotato solo di codice fiscale numerico, può essere indicato il luogo della partita IVA? Sì, non è un problema. Non mi pare ci siano altre domande. No, mi sembra che queste sono tutte le domande che abbiamo ricevuto, poi ovviamente noi cercheremo di trasformare quelle che hanno appunto, come dicevamo, una rilevanza per tutti i partecipanti all'avviso, le trasformeremo in FAQ che pubblicheremo periodicamente, quindi in modo da tenerle aggiornate. C'è cioè, giusto Giorgio, quest'ultima domanda appena arrivata, che ti metto nella chat. Questa delle ADV che non hanno partita IVA e non possono Sì. fatturare. Beh, di fatto, come vedete, nei criteri di ammissibilità, poi l'abbiamo detto anche rispondendo ai quesiti, la definizione di operatore economico è estremamente estesa. Le associazioni di volontariato, anche se non hanno partita IVA e non sono tenute a fatturare con rilevanza IVA, sono del tutto ammissibili perché la prestazione può essere erogata anche semplicemente attraverso una nota di debito. Per cui non, su questo abbiamo fatto le verifiche anche con l'ufficio legale Formez, non ci sono ragioni di esclusione. Tanto che il corrispettivo, come vedete, abbiamo messo i 10.000 euro più IVA se in quanto dovuta, perché poi dipende dalla soggettività delle diverse organizzazioni, l'essere, come dire, fatto che l'operazione sia rilevante o meno rispetto ai fini IVA. Perfetto, grazie Giorgio. Allora abbiamo provato a dare alcune prime risposte. A questo punto proviamo ad andare un po' più nel merito più che altro dei contenuti, dei prodotti, quindi cerchiamo di condividere con voi che cosa ci aspettiamo sia per la fase di presentazione della proposta che poi in caso di aggiudicazione invece come prodotto finale. Per fare questo, ovviamente mi avvarrò del valido supporto di Titti Mauriello, che è la nostra esperta in instructional design, quindi la nostra esperta di e-learning. Io, come anticipato Sandro Nardella prima, mi occupo diciamo, principalmente della parte di progettazione formativa della piattaforma che i progetti intendono sviluppare. E come dicevo, invece Titti è l'esperta proprio di e-learning, quindi penso sia opportuno. Il tema è quello di andare un po' più nel dettaglio dell'allegato B, ma anche dell'allegato A2, cioè il formulario di presentazione delle proposte. Però diamo innanzitutto un contesto, cioè sostanzialmente di che cosa parliamo quando diciamo piattaforma per formazione online. Sostanzialmente noi abbiamo con questa piattaforma l'obiettivo di sperimentare uno strumento innovativo che sia in grado, diciamo, che metta in campo delle azioni per migliorare l'accesso ai servizi della PA, quindi riducendo il rischio di discriminazione sui diversi ground di cui abbiamo parlato, ma anche per sostanzialmente per fare questo fornire conoscenze, competenze, delle abilità, degli strumenti nuovi e aggiornati che permettano di migliorare la performance della pubblica amministrazione da questo punto di vista. Il Learning Management System, perché diciamo il modo corretto di definire la piattaforma che noi vogliamo sviluppare, che stiamo sviluppando e che sperimenteremo con il vostro supporto, sostanzialmente è Learning Management System, quindi non è semplicemente e-learning, ma è una piattaforma che permette diverse tipologie di attività e che ha diverse funzionalità. In sostanza sarà composta questa piattaforma da una parte di corsi in e-learning
a cui voi contribuirete con lo sviluppo delle unità formative, e una parte invece di cosiddetto social learning, in cui sostanzialmente, dopo aver fatto un percorso formativo strutturato in e-learning, si passerà invece a un momento di condivisione e di generazione di conoscenza, che rappresenterà il momento, diciamo, più alto sostanzialmente di questi percorsi formativi che noi stiamo proponendo, attraverso l'interazione tra partecipanti, quindi non soltanto una passiva trasmissione di conoscenze, ma una generazione di conoscenza, appunto, una sistematizzazione della conoscenza attraverso l'interazione tra partecipanti. Quindi, per averne un'immagine, il nostro Learning Management System sarà composto, come dicevo, da un'ampia parte di un catalogo di corsi in e-learning e una parte invece ancora più sperimentale di interazione tra partecipanti, tutor, docenti, tutti insieme a generare nuova conoscenza. Quale sarà la struttura, anche se si vede un po' piccola, la struttura dei percorsi formativi sarà una parte generale che interesserà tutti i partecipanti ai progetti di cui abbiamo parlato fino ad ora, ma che si articolerà poi, fatta la parte generale, in percorsi di approfondimento. Ogni percorso di approfondimento avrà abbinate alcune, una o più, delle unità formative che verranno realizzate in collaborazione con voi. E quindi, diciamo, per ogni percorso tematico ci saranno N unità formative, ognuna composta da una videointervista, un learning object, un caso studio buona prassi e una serie di risorse aggiuntive. Questo per darvi una prima immagine, anche visiva, appunto, di come il vostro contributo verrà inserito nel percorso formativo che stiamo sviluppando. Gli standard minimi di servizio. Allora, questi elementi sono già stati ricordati da chi ha parlato prima di me, soprattutto da Giorgio, ma i due concetti fondamentali che mi è importante ribadire sono due. Learning object, la video intervista, i prodotti non verranno sviluppati da voi in autonomia, ma verranno sviluppati insieme a noi. Quindi noi forniremo il supporto non soltanto in termini di expertise di progettazione formativa, di e-learning, ma anche tecnologico, tecnico e tecnologico. Quindi avremo dei soggetti esterni che ci aiuteranno a produrre di fatto queste cose. Quindi questo è un primo concetto che è importante ribadire. Ci aspettiamo da voi una proposta di contenuti e poi su quei contenuti insieme lavoreremo a realizzare i prodotti finali. Queste sono le due cose importanti, quindi non ci aspettiamo già da subito un'articolazione dettagliata di tutti i prodotti. Ci aspettiamo sostanzialmente i contenuti, quindi il valore sarà questo. Poi insieme, questo è il secondo elemento, lavoreremo a costruire e produrre questi prodotti. Va avanti la presentazione. Ok, quindi i prodotti sono questi, ne abbiamo già parlato, sono la video intervista online, learning object, un caso studio e una raccolta di risorse aggiuntive e di approfondimento. Io in questo momento passo la parola a Titti che, come dicevo, è la nostra esperta di e-learning e che vi aiuterà a capire ancora meglio praticamente, veramente che cosa ci aspettiamo prima e dopo la presentazione delle vostre proposte. Vai, Titti. Ok, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, spero mi sentiate tutti forte e chiaro. Quindi, riprendendo dalla premessa di Andrea, la cosa importante in questa fase è chiarire esattamente chi fa cosa. Quindi, la realizzazione dei prodotti, così come li avete visti nella slide precedente, quindi questa, è demandata specificamente, tecnicamente a voi? La risposta è assolutamente no. Quindi ribadiamo, i prodotti verranno realizzati tecnicamente da una società
che si occuperà proprio di sviluppo multimediale, e il contributo che dovrà essere portato da voi sarà quello di progettazione teorica, di proposta di contenuto sulla base delle vostre conoscenze e esperienze pregresse nel settore e in merito alla specifica unità formativa per cui poi vi candidate. Cosa è importante in questo momento è conoscere la struttura dei prodotti che dovranno poi essere rilasciati in piattaforma, perché conoscendo esattamente come dovrà essere fatto questo contenuto, voi avrete degli elementi in più per capire cosa e come progettare il contenuto per la successiva realizzazione. Quindi andiamo un attimino velocemente nello specifico a declinare quelle che per i nostri standard minimi di servizio rappresentano i nostri prodotti. Quindi, che cosa si intende per una video intervista online? La video intervista in piattaforma, quando sarà realizzata e completata, consisterà in un contenuto in modalità video pre-registrata. Per cui non parliamo di un webinar come questo, non parliamo di una sessione real time attraverso Zoom, ma è un video in MP4 di un intervento, di un'intervista pre-registrata e poi caricata successivamente sulla piattaforma. Che cosa deve contenere in realtà questa video intervista? Innanzitutto la presentazione del relatore che verrà intervistato, una descrizione del contesto di riferimento in cui si inserisce la presentazione di questo relatore e poi una sorta di pre-organizzazione delle domande e delle risposte che servono a introdurre l'argomento che verrà poi sviluppato in secondo momento è la conclusione. Quindi il percorso esatto, torno un attimo indietro, il percorso esatto dell'unità formativa sarà proprio questo, in questa sequenza. Quindi l'utente, il dipendente dell'APA che si connetterà alla piattaforma per fruire, del suo percorso di formazione, vedrà come primo elemento la video intervista che introdurrà attraverso il relatore introdurrà il discorso, l'argomento che poi sarà sviluppato all'interno del Learning Object, a cui sarà poi legato successivamente un caso studio e una buona prassi, sempre in relazione all'argomento fruito precedentemente, e infine verrà fornita questa raccolta di risorse aggiuntive per permettere agli utenti di poter fare anche in un secondo momento dell'approfondimento sul tema. Quindi abbiamo nominato più volte learning object, ma che cos'è in realtà il learning object? Quindi con il learning object si intende qualsiasi risorsa digitale che può essere utilizzata per finalità educative. Quindi tradotto in italiano, il learning object è un oggetto didattico, una singola unità formativa che può essere inserita all'interno di un corso e-learning. Come avete visto, il learning object in questo percorso è al punto 2. Che cosa deve contenere il learning object? Ovviamente, innanzitutto, un titolo che deve essere univoco, identificativo. L'utente, prima di cliccarci sopra e aprire questo contenuto, deve sapere esattamente di che cosa parla questo learning object. Evidentemente, se ce n'è bisogno, un sottotitolo per andare a contestualizzare meglio l'argomento, deve essere chiaro l'obiettivo formativo. Dobbiamo dichiararlo da subito. L'utente, nel momento in cui fruisce di questo learning object, che cosa imparerà, che cosa cambierà nel suo apprendimento alla fine di questa fruizione, un indice ovviamente degli argomenti trattati, il contenuto declinato in diversi formati. Mi soffermo un attimo su questa definizione perché voi in questo momento, ad esempio, state guardando una presentazione e un learning object di contenuto testuale, perché vedete esplicitamente del testo a video. Ma il learning object può essere composto in tantissimi modi diversi. Può contenere del testo, può contenere dell'audio, può contenere dei video e addirittura delle interazioni, dei pulsanti che permettono all'utente di
fare determinate azioni, di aprire e di chiudere delle finestre, di aprire e di chiudere delle risorse esterne. Per cui quando parliamo di contenuto non ci soffermiamo all'idea del contenuto semplicemente ed esplicitamente testuale. Poi nel dettaglio più avanti, all'interno dei vari allegati, ci sono delle specifiche tecniche molto molto definite. E alla fine di questo Learning Object è gradita sempre un'esercitazione di autoverifica, che non è una valutazione vera e propria dell'apprendimento, ma appunto è un'autoverifica e un'autovalutazione attraverso un test, un questionario, una domanda, una simulazione, una qualsiasi cosa che permetta all'utente stesso di rendersi conto di quanto e come ha appreso all'interno dell'oggetto didattico. Poi, quando parliamo di caso studio, che cosa intendiamo per il caso studio? È un documento breve, in questo caso lo potete presentare anche qui in diversi formati, se lo volete presentare come un documento vero e proprio, quindi un Word, un PDF, o lo volete presentare come una storia, un cartone animato, un dialogo tra due personaggi identificativi di un determinato contesto, siete liberi e aperti a qualsiasi tipo di proposta che sia, questo ribadisco, è una cosa importante per noi, che sia, innovativa rispetto a quello che si è sempre visto nella formazione. Quindi, con un linguaggio narrativo si descrive un caso, quindi una situazione reale o verosimile, ovviamente presa dalla vostra esperienza personale. Cosa contiene il caso studio? Tutte le informazioni utili che permettono di rispondere correttamente a 5 domande chiave da tenere sempre presente, perché sia efficace. Quindi il perché innanzitutto si è determinato un problema all'interno di un contesto specifico, che cosa ha generato in termini di impatto sulla condizione iniziale del contesto, quanto questo problema è comune anche ad altri contesti, come approcciarsi in maniera corretta in caso si verifichi il determinato problema e quale procedura seguire per la risoluzione del problema stesso. Quindi il punto 5 rappresenta anche un po' quello che è la buona prassi che abbiamo chiesto anche affiancata e conseguenziale al caso studio. Perché è importante la buona prassi? E che cos'è la buona prassi? È appunto la descrizione relativa al caso studio presentato in precedenza, in cui si presenta una soluzione organizzativa o procedurale finalizzata alla risoluzione del problema stesso. Quindi, che cosa deve avere come caratteristica principale la buona prassi? Deve essere innovativa, quindi deve essere espressamente creata in relazione al contesto di riferimento, in questo caso del caso studio. Deve essere efficace, quindi deve avere una elevata percentuale di risoluzione del problema. Che cosa vuol dire? Che se nella vostra esperienza questo stesso problema si è rivelato più volte all'interno di un contesto, voi dovete scegliere la buona prassi che ha avuto una maggiore percentuale di risoluzione del problema rispetto magari ad altre che avete provato nel tempo. Deve essere efficiente, cioè bisogna dare delle indicazioni specifiche, precise, e definite e dettagliate su come mettere in atto questa buona prassi. Deve essere sostenibile, quindi realizzabile veramente in maniera concreta, senza supporto possibilmente di terze parti, e deve essere riproducibile, cioè applicabile efficacemente anche in contesti diversi rispetto a quello di apprendimento. Solo in questo modo noi potremo standardizzare e diffondere questa nuova prassi, condividerla anche con altri settori, altre organizzazioni che si trovano ad affrontare il nostro stesso problema specifico. La raccolta di risorse, che cosa contiene? Ovviamente è un documento che raccoglie tutte le informazioni aggiuntive utili all'approfondimento degli argomenti trattati, che possono essere quindi tutti i documenti che voi avete consultato per creare il learning object, quindi il link a una bibliografia, ai siti consultati, se avete delle immagini, dei video di archivio utili ad approfondire quei contenuti, articoli o informazioni relative a quel caso studio presentato, praticamente in generale tutto quello che è
correlato all'argomento trattato. Tenete conto che il Learning Object deve trattare un unico specifico argomento che deve iniziare e finire nell'arco del numero di slide che poi vedrete che è stato indicato come standard minimo, come requisito. Quindi a questo punto io ridò la parola ad Andrea che ci illustra la logica che c'è dietro a tutta questa costruzione. Grazie. Sì, fondamentalmente per aggiungere questo elemento, come vanno letti, come vanno pensati tutti gli elementi delle unità formative? Sostanzialmente vanno pensati come un processo di approfondimento per fasi successive. Quindi la video intervista dovrebbe rappresentare un momento di alfabetizzazione. Dobbiamo partire dal presupposto che i partecipanti alla formazione potrebbero non sapere nulla delle cose di cui stiamo parlando. Quindi la video intervista è un modo informale e diretto di sensibilizzare e fornire gli elementi base per capire la tematica, il problema sostanzialmente, e va pensato come questo, appunto, come non come necessariamente come una video lezione, ma può essere appunto un'intervista in cui mettono in evidenza gli elementi base rispetto al problema che vogliamo cercare di risolvere. Mentre il Learning Object rappresenta già un primo approfondimento, quindi a partire dalla sensibilizzazione fatta con la video intervista, andiamo un po' più nello specifico per fornire delle conoscenze, delle competenze che passano, mettiamola così, dal livello di alfabetizzazione e sensibilizzazione a livello più pratico, quindi a livello più concreto. Allo stesso modo, il caso studio rappresenta il momento in cui vediamo praticamente come si può risolvere quel problema, o comunque contribuire a risolvere uno specifico problema. Ed è il momento in cui appunto forniamo strumenti reali e concreti alla pubblica amministrazione. La risorsa aggiuntiva ulteriormente è fornire ai partecipanti una serie di risorse che gli permettono di, anche in autonomia, anzi soprattutto in autonomia, di ulteriormente approfondire la tematica. Quindi nel momento in cui gli abbiamo prima fatto capire che esiste il problema, poi gli abbiamo fornito alcune conoscenze, alcune competenze utili a interagire con il problema, gli abbiamo fornito uno strumento pratico per provare a risolvere il problema e poi, se sono interessati, gli forniamo una serie di ulteriori risorse che possono andarsi a vedere, possono essere, come ha detto Titti, possono essere documenti PDF, possono essere dei video, possono essere varie risorse esterne che metteremo a disposizione dei partecipanti. Detto questo, però, siccome il tempo purtroppo sta per finire, non so Titti se tu volevi aggiungere qualche cosa, altrimenti io andrei sul documento di presentazione delle candidature. No, Andrea, vai tranquillo, l'importante, ribadisco ancora una volta, in fase di candidatura non dovete presentare il contenuto bello fatto e pronto, ma dovete presentare la vostra idea di progettazione rispetto a quel contenuto per cui vi candidate. Ok. Ci prendiamo qualche minuto per andare a vedere alcuni elementi, diciamo, utili a chiarire che cosa ci va scritto sostanzialmente nella proposta di servizio. Questo è l'allegato A2 e sostanzialmente invitando in generale a mantenere un certo livello di sintesi, perché come vedete quasi tutti i campi sono contingentati, quindi massimo una pagina. Il primo elemento, quello del primo box, chiamiamolo così, il contesto di riferimento, fondamentalmente è quello che ci permette, che vi permette, ma che permette anche a noi di capire meglio il contesto nel quale si inserisce la tematica che voi avete selezionato. Quindi ci servirà anche attraverso i riferimenti, non solo alla vostra esperienza sul campo, che rappresenta il reale valore aggiunto, ma anche attraverso il ricorso a studi, analisi, dati, report, eccetera, di soggetti qualificati, ovviamente, di definire il contesto, la sua rilevanza, l'impatto, quindi a quale problema ci stiamo riferendo. Il secondo box, invece, che riguarda gli obiettivi di apprendimento, fondamentalmente è destinato a
definire un po' più in dettaglio qual è l'oggetto dell'unità formativa, quindi qual è l'obiettivo dell'unità formativa, quindi quale problema si intende contribuire a risolvere. Ripeto, se il tema, per esempio, è quello del bullismo, non è con diciamo soltanto con il nostro progetto o con un'unità formativa, un'attività formativa online che risolviamo questo problema, ma contribuiamo a risolvere un problema più generale. Mentre per quanto riguarda gli obiettivi formativi specifici, questi si riferiscono invece alle conoscenze, le abilità, le competenze, cosa sostanzialmente impareranno i partecipanti dopo aver fatto la vostra unità formativa. Cosa e come comunicare? Allora, fondamentalmente qui l'obiettivo di questa sezione del formulario è definire i contenuti formativi, quindi i temi della formazione, attraverso quali temi avete intenzione di affrontare il tema proposto dall'unità formativa. Elementi di comunicazione, elementi di progettazione partecipata, nuove pratiche di diversity, inclusion, insomma, i temi che vorreste includere nell'unità formativa. Ma anche l'approccio, quindi c'è bisogno di una parte di un'introduzione teorica, c'è bisogno della partecipazione di testimoni privilegiati. Queste sono le cose che dovreste dirci in questa sessione, in questa sezione. Le sezioni 4, 5 e 6 riguardano invece tutto quello che vi ha detto Titti finora, sostanzialmente. Quindi è una descrizione dell'intervista, ad esempio, chi avreste intenzione di coinvolgere in questa intervista, di cosa vorreste parlare durante questa intervista. Quindi è una descrizione sintetica, perché sempre di una pagina stiamo parlando, ma è una descrizione dei contenuti, cioè cosa ci vorreste mettere dentro alla video intervista, al learning object, al caso studio. Quindi il focus rispetto a queste sezioni deve essere sui contenuti, è una proposta di contenuti. Quindi non il dettaglio delle domande, delle risposte, non questo, ma appunto. Chi sarà il protagonista o i protagonisti della video intervista e di cosa si parlerà. La stessa cosa per il learning object, per il caso studio e per la bibliografia, quindi per le risorse aggiuntive. Che tipo di risorse vorreste mettere dentro? Dei video, dei testi, altre interviste prodotte o realizzate da altri progetti o da altri soggetti. Il tema dei risultati attesi è abbastanza importante, quindi il box numero 8, perché è quello che ci permette di capire quale sarà l'impatto, quale sarà il cambiamento che si intende apportare rispetto alla pubblica amministrazione. Quindi, in quale modo migliorerà, faccio un esempio, miglioreranno le capacità di comunicare con uno specifico target group della pubblica amministrazione. O quali misure di miglioramento degli aspetti organizzativi potranno essere messi in atto, oppure addirittura, questo è, diciamo, per noi sarebbe un po' il meglio che potrebbe accadere se alla fine della vostra unità formativa fosse possibile per i partecipanti ipotizzare proposte di miglioramento organizzativo, di miglioramento del servizio della pubblica amministrazione. Quindi qui sostanzialmente è dove ci aiutate a capire cosa cambierà per i partecipanti alla formazione tra prima e dopo, cioè prima di fare la vostra unità formativa sapevano certe cose, si comportavano in un certo modo, dopo la vostra unità formativa invece sapranno fare e conosceranno cose nuove. La descrizione della rete collaborativa, questo è un box abbastanza semplice, quindi ci aspettiamo un po' una descrizione di quale rete a supporto della vostra proposta siete in grado di attivare, con quali ruoli e con quali finalità. Gli elementi di innovatività della proposta sostanzialmente non si riferiscono tanto a cosa c'è di diverso nella vostra proposta rispetto a cose già esistenti, ma più che altro è direttamente collegata ai risultati. Quindi se ci sono innovazioni di metodo, di processo e di contenuto, per esempio appunto proposte di innovazione da un punto di vista organizzativo. Vedendo adesso le domande che
che state facendo, quanto riguarda il target group, sono dipendenti, principalmente dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno a che fare, che sono a contatto con il pubblico, ma anche che sono solo parzialmente a contatto con il pubblico, e riguarda in realtà una platea piuttosto ampia, sia i dipendenti, nel senso figure apicali, che non apicali. Quindi da questo punto di vista il target è piuttosto ampio. Eventuali elementi aggiuntivi della proposta, se per esempio nella vostra unità formativa alla fine si uscisse con faccio un esempio, un manuale, un regolamento, delle linee guida su comportamenti corretti, non corretti, questo sarebbe un ulteriore output, cioè una cosa in più che noi potremmo mettere a disposizione dei nostri partecipanti. Provo a rispondere, se possibile, anche alle altre domande che stanno arrivando. Dunque, per quanto riguarda gli insegnanti, le insegnanti non sono un target principale dei nostri progetti, quindi se parliamo di insegnanti, insegnanti delle scuole. E, ovviamente sono potenziali beneficiari, però, ripeto, non sono direttamente un nostro target. L'intervistato deve essere già individuato, potremmo descrivere solo le caratteristiche che dovrà avere. Diciamo che avere già un'idea della persona intervistata, questo sicuramente darebbe un valore importante. Rispetto ai case study, immagino che l'applicazione sarà sensibilmente diversa a seconda del personale della PA coinvolto. Ripeto, il gruppo target a cui dobbiamo fare riferimento è piuttosto ampio, ma io credo che nello sviluppo dei vostri contenuti sta anche a voi orientare in maniera più decisa o meno decisa verso uno specifico target group. Ripeto, non potrà essere estremamente specifico perché altrimenti questo ridurrebbe l'impatto, però è uno degli elementi che nella proposta che ci farete potete mettere in evidenza. Io mi fermo qui. Allora, ringrazio tutti per la partecipazione. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Come dicevo, però, tutte le domande, sia di carattere amministrativo che rispetto ai contenuti, anche ai contenuti specifici, possono essere inviate. Anzi, scusate, ricondivido per un momento la mia presentazione, più che altro per ricordarvi l'indirizzo. Ecco qua, a questo indirizzo potete inviare qualunque domanda, sia di carattere amministrativo che rispetto.